non più soli davanti alla TV, ma nella sala del Teatro a Soli. Dobbiamo ricordare alla città che in questa sala grandi numeri uno come Servillo e Martone per esempio sono cresciuti. Con la rassegna che abbiamo promosso insieme alla Sala a Soli, il Comune di Napoli vuole denunciare che a teatro spesso la cosa meno pagata è l'attore stesso. Se ci sono delle compagnie giovani della nostra città, invece non possiamo permettere che questo accada. Io cercherò di non lasciare soli nessuno in questo percorso così importante. A Soli Giovani è una rassegna under 35, non è soltanto una rassegna teatrale, ma è un sogno. Il sogno è che quattro compagnie possano finalmente avere una visibilità, quattro compagnie giovani, under 35 come dicevo, perché nella gioventù c'è professionalità, c'è ricchezza di contenuti e tanto tanto talento. Infatti questi quattro racconti sono tutti diversi tra di loro. Sono Condannato a morte The Punk Version, Gang Bang, Disturbo e Quell'ultima corsa. Che cos'è Condannato a morte The Punk Version? Condannato a morte The Punk Version è un esperimento culturale tratto da un bellissimo romanzo che è L'ultimo giorno di un condannato a morte di Victor Hugo, che è uno dei testi giovanili di Victor Hugo, che lui comincia a scrivere nel 20 per poi avere varie pubblicazioni, che firma in maniera anonima. E noi abbiamo riscritto questo spettacolo in una partitura musicale, ritmica musicale, sul corpo di Orazio Cerino sostanzialmente. Condannato a morte parla degli ultimi giorni di vita di un condannato a morte, perché nel momento in cui noi pensiamo appunto che abbiamo tutta la vita davanti, magari non pensiamo ad azionare un timer. Quando poi il timer si aziona è lì comincia ad essere brutto. Quindi questa è l'esperienza che noi portiamo al pubblico, che è parte attiva dello spettacolo, che è in scena con me e partecipa proprio allo spettacolo. Il titolo è pesante, il titolo è Gang Bang. Gang Bang, che vabbè, è notoriamente una pratica sessuale in cui un soggetto di, diciamo, sesso maschile o femminile ha a che fare, diciamola così, con soggetti dello stesso sesso o di sesso opposto in un numero, in moltitudine. Ma la Gang Bang in questo caso è un libro di Chuck Palahniuk, che è un autore americano, statunitense, che è un autore straordinario dal mio punto di vista, già molto noto grazie al libro Fight Club, da cui è stato tratto un film insomma bellissimo e anche molto famoso. In pratica ho preso la storia di questi quattro personaggi: Sheila, Brad Bacardi, Tom Meltzer e Malcolm Regan, nomi tra il vero e l'inventato, che sono interpretati rispettivamente da Francesca Borriero, Pietro Giuliano, Roberto Ingenito e Edoardo Sorgente. E quindi ho preso la storia a larghi tratti e l'ho riadattata secondo il mio punto di vista, secondo come a me sarebbe piaciuto leggere poi il libro. E quindi ne è venuto fuori uno spettacolo, un atto unico di un'ora e cinque minuti, un'ora e dieci minuti, in cui si vede un po' quello che è la condizione umana quando l'uomo viene posto di fronte a quelli che sono i suoi limiti, diciamo il sesso purtroppo per l'uomo è lo smascheramento della verità. L'uomo è vero soltanto davanti al sesso, davanti alla morte, davanti a pochissime altre cose. Ecco, il sesso è una di quelle, e Gang Bang spoglia in questo caso l'anima di questi tre partecipanti. Ovviamente la Gang Bang ne prevede 600, ma non potevo assumere 600 attori, e quindi abbiamo preso quindi a pretesto questa storia per raccontarne una che mi è venuta in mente leggendo appunto il libro e come forse mi sarebbe piaciuto leggerlo. Disturbo è uno spettacolo che tratta in maniera leggera i disturbi ossessivo compulsivi. Nasce da un libero adattamento di un'opera francese inedita in Italia, che si chiama Toc Toc. In francese Toc è appunto l'acronimo di disturbo ossessivo compulsivo. Su questo abbiamo poi fondato il nostro lavoro. Noi ci siamo costituiti come gruppo di lavoro per, diciamo, conservare questo plot, cioè, ovvero le sei malattie, però fare qualcosa di completamente diverso. La nostra speranza è infondere un po' di, diciamo, un po' di allegria, un po' di simpatia del pubblico, che guardandoci però nota anche che il vero fulcro di tutto quello che noi facciamo, di questi 50 minuti di lavoro che portiamo in scena, è che comunque laddove ci si trova tutti insieme per superare un'avversità, si riescono a superare questi problemi. Yeah.
Quell'ultima corsa, una produzione di Naviganti Inversi, parla degli ultimi, gli ultimi della fila, gli ultimi della vita. Quell'ultima corsa è la speranza, forse l'ultima speranza, di uno dei due protagonisti che attraverso questa metafora, quell'ultima corsa, prova a cambiare la propria esistenza. Lo spettacolo non è altro che una lotta mentale tra due persone, interpretate da Francesco Saverio Esposito e Maurizio Capuano qui presente, che rappresentano due fazioni totalmente diverse. Questa lotta mentale nel provare a portare avanti le proprie ragioni, e l'epilogo sarà proprio la sconfitta di entrambi, che può sembrare un'assurdità, però forse probabilmente è l'epilogo che più si avvicina alla realtà dei giorni nostri, perché lo sforzo registico è stato proprio quello di fare un parallelo tra lo spettacolo e la vita, o meglio l'andamento della società in questo periodo storico. Le scenografie e i costumi sono realizzati da Federica Del Gaudio, e ringrazio inoltre i Naviganti Inversi, di cui facciamo parte, per la produzione dello spettacolo Quell'ultima corsa.